Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati in questo martedì 23 di febbraio. Io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento del mattino con le notizie. Notizie che ieri hanno interrotto il flusso Covid che ci accompagna ormai da un anno e che in poche giornate francamente ha lasciato spazio a altre notizie. Ieri è una di queste, per questa terribile notizia arrivata dall'Africa, dal Congo, dove il nostro ambasciatore, l'ambasciatore italiano a Kinshasa, è stato ucciso durante un attacco al convoglio ONU su cui viaggiava. Luca Attanasio è morto insieme a un carabiniere trentenne che lo accompagnava e insieme all'autista locale, mentre invece non c'era una scorta militare, perché quella strada che stavano percorrendo per andare a visitare un programma dell'ONU sul cibo era considerata una strada sicura e quindi non necessitava di una scorta militare. Pare che l'agguato sia stato fatto inizialmente a scopo di rapimento, cioè che gli occidentali dovessero essere rapiti per poi chiedere un riscatto, e che qualcosa sia andato storto durante questo attacco e l'ambasciatore e il carabiniere siano stati poi appunto uccisi per questo. Questa è la notizia che chiaramente è in apertura in tutti i giornali. Dolore, sgomento sono stati espressi da tutte le principali cariche istituzionali, alla famiglia in primis e al corpo dell'arma anche. E purtroppo, come spesso accade quando arrivano notizie da queste aree, è difficile anche capire che cosa è successo davvero. Roma ha chiesto una dichiarazione dettagliata all'ONU, ma ancora i contorni non sono del tutto definiti. Questa è la notizia principale che troviamo sui giornali e che lascia lo spazio, appunto, per una volta si prende lo spazio lasciato dal Covid, anche se ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il primo provvedimento che amplierà il divieto di transito fra le regioni, la chiusura ai confini regionali fino al 27 di marzo, e pare che anche i limiti, saranno imposti nuovi limiti anche alle visite per esempio a parenti e amici in zona rossa, quindi si torna nelle zone che verranno dichiarate zona rossa, si torna a delle limitazioni abbastanza importanti. Tante le notizie anche sul fronte locale, quindi vediamo rapidamente i giornali nazionali e poi passiamo appunto ai quelli locali. Partiamo dal Corriere della Sera. Come vi dicevo, l'apertura è su questa storia: portati nella foresta e uccisi, vittime l'ambasciatore italiano e un carabiniere. Roma, l'ONU ci dia un rapporto dettagliato. In Congo, attacco a un convoglio delle Nazioni Unite senza scorta e senza blindati, morto anche l'autista, tre rapiti. Sul convoglio viaggiavano persone, due auto, e la foto che molti giornali usano è proprio questa dell'ambasciatore Luca Attanasio con alcuni bambini proprio africani dove lui stava lavorando, un ambasciatore fra l'altro molto giovane, 43 anni, una carriera abbastanza rapida, insomma, che faceva presagire per lui un futuro anche importante nei livelli istituzionali del paese. E all'interno troviamo due approfondimenti tra gli altri, tra cui un ricordo di Elisabetta Belloni, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, che si intitola "Addio collega e amico, siamo orgogliosi di te", e un invece approfondimento su quei 40 gruppi armati nel parco dei Gorilla, questa zona al confine fra il Congo e il Ruanda, dove che viene chiamato il parco dei Gorilla perché lì ancora vivono alcune specie di questi animali e che è di fatto infestata da appunto tantissimi gruppi armati, milizie, ribelli, dove i confini tra l'uno e l'altro sono veramente labili. La Repubblica dedica questa storia gran parte della sua prima pagina: Congo, agguato all'Italia, ucciso l'ambasciatore, con Luca Attanasio assassinati il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo colpiti nel viaggio verso un centro ONU, l'acquisto di una vettura blindata ritardato dalle procedure, dice la Repubblica. E poi caccia al killer, il governo di Kinshasa accusa i miliziani ruandesi, e anche qui alcune foto, una dell'ambasciatore con la moglie in mezzo a molti bambini durante un'iniziativa ONU, un'altra una foto dei soccorsi.
E anche qui l'analisi, apriamo gli occhi sull'Africa, firmata da Gianni Vernetti, mentre appunto si racconta quello che è successo, e anche qui c'è un ricordo chiaramente dell'ambasciatore, ma anche una spiegazione di questa zona nel triangolo della morte, dove la guerriglia infesta il paradiso dei gorilla. È l'approfondimento, lo troviamo anche sulla Stampa, che fa fare un approfondimento importante a Domenico Quirico, che oltre alla la notizia di apertura, che chiaramente è su questo, Luca e Vittorio, l'Italia migliore, titola la Stampa, portati nella foresta e uccisi, polemica sulla mancanza della scorta. Mattarella dice Repubblica in lutto, attaccato un convoglio italiano in Congo, assassinati il nostro ambasciatore e il carabiniere che lo accompagnava. Anche qui ci sono tante analisi e scenari, tra cui una ricostruzione dell'agguato, prima il rapimento e poi la sparatoria, dice appunto la Stampa, e un ricordo della famiglia dell'ambasciatore, anche una testimonianza di Paola Severino, ex ministra, che racconta proprio l'arrivo di questo annuncio. Ma vi volevo segnalare appunto questa analisi firmata da Domenico Quirico, è intitolata Così si muore nell'Eldorado del jihadismo, perché Quirico dice proprio questo, dice che quell'area è un'area dove i rivoluzionari, dove nessuno è quello che dice di essere, scrive Quirico, i rivoluzionari e i ribelli sono in realtà banditi, i governativi indossano uniformi ma si battono non per la paga che nessuno gli dà, ma anche loro per il bottino, le donne da violentare, e i soldati dell'ONU, la più grande e fallimentare operazione di pace della storia, 20.000 uomini, $1 miliardo all'anno, da 20 anni sono lì frustrati spettatori di una pace metafisica che non c'è. Caschi blu arruolati in paesi ancora più poveri di questo, mercenari della miseria. E insomma, questa è la storia dell'ambasciatore e del carabiniere morti appunto durante questo agguato, che ci riporta a scenari davvero che pensavamo di esserci messi alle spalle, soprattutto in questo anno così, che è stato così diverso. Rapidamente, cambiando pagina e tornando sullo scenario della pandemia, quello che vi annunciavo lo riporta il Corriere della Sera, gite e visite, così si cambia, stretta su parenti e amici, l'emergenza Covid, queste le nuove regole varate appunto dal Consiglio dei Ministri. E mentre appunto sulla Repubblica un'analisi più politica, ministri divisi sulle chiusure, ma Draghi impone il rigore. Questo è quanto. Vedremo poi oggi che cosa accade in settimana. Sappiamo che anche la Toscana, come abbiamo detto, è un po' in bilico verso la zona rossa, ma per questo è presto. Mi fermo qui con i giornali nazionali, vi lascio con una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Veniamo sugli affari locali, a tenere banco una notizia di cui parlavamo anche ieri, questo scandalo scoppiato all'Università di Siena per le parole del professor Giovanni Gozzini, che durante una trasmissione radio sabato pomeriggio ha usato epiteti offensivi contro la onorevole Giorgia Meloni. Bene, ieri il Consiglio di Disciplina ha ricevuto le carte dell'Università dopo una riunione con l'ufficio legale. C'è una proposta di sospensione per 3 mesi del professor Gozzini, senza incarichi e senza stipendio, e è la proposta che il Consiglio di Disciplina dovrà valutare. Nel frattempo si è decisa per lui una sospensione cautelativa, ovvero di fatto da oggi lui non sta lavorando, non sta facendo lezione e non si occuperà di nessun tipo di servizio, in attesa che si pronunci il Consiglio di Disciplina. E questa è un po' la scelta drastica che in molti chiedevano. Sappiamo che intorno a questa cosa si è scatenato veramente un vero e proprio caos abbastanza bipartisan. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV.
Questa pesciaiola, mi dispiace di offendere questi negozianti, ma io non posso vedere in Parlamento gente simile, cioè di un'ignoranza di tale livello, che non ha mai letto con ogni evidenza un libro in vita sua, e che poi possa questa gente rivolgersi da pari a pari a un uomo, Mario Draghi. L'Università di Siena finisce nuovamente nell'occhio del ciclone, ancora una volta a causa di esternazioni da parte di un docente, Giovanni Gozzini, professore del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Durante una diretta streaming, ospite di un programma radiofonico, si è lasciato andare a insulti nei confronti di Giorgia Meloni, nonostante le istantanee ammonizioni dei presenti. Onore agli ortolani della pisciaioli, scusatemi, sì, non c'entra esatto. Niente. Sono d'accordo sì. Anch'io. Ma guarda, io li conosco i pesciaioli, andavo a prendere i pesci dai Conterrazza. E allora non dire pesciaiola. Datemi dei termini, una rana dalla bocca larga, una vacca. Cosa devo dire? Una scrofa. Cosa devo dire? Immediate a cascata le reazioni del mondo politico locale e nazionale, tra chi ha voluto esprimere solidarietà nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e chi ha chiesto la testa del professore. Gozzini ha ammesso di aver esagerato, rimettendosi alla decisione dell'università, decisione che è arrivata almeno in parte in serata, ovvero sospensione immediata in attesa che si pronunci il collegio di disciplina. Il collegio dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni per poi esprimersi sulla proposta del rettore Francesco Frati, che nei confronti del docente ha chiesto una sospensione di 3 mesi dal servizio. La richiesta potrà essere accettata o meno, o anche sostituita da un altro tipo di sanzione. Nel frattempo il professor Gozzini, a partire da domani, sarà allontanato dall'università. Ecco, questo è il servizio che faceva il punto su quanto ci siamo detti, e noi ci andiamo a collegare invece via Skype con il nostro ospite del martedì. C'è con noi Alessandro Orlandini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. Dunque, tutti chiedevano a gran voce una presa di posizione netta dell'Università di Siena, e diciamo che è arrivata. Insomma, sospensione richiesta per 3 mesi, intanto sospensione cautelativa in attesa del collegio di disciplina. Il rettore Frati non poteva fare altro, insomma, che prendere una posizione decisa rispetto a quanto accaduto. Certamente, procedura io credo assolutamente inevitabile. Sul fatto mi pare si è detto, scritto molto, e con pareri assolutamente unanimi. Io personalmente Gozzini lo conosco da tempo. Anch'io. Io lo dico per non cadere in ipocrisie, perché quando avvengono fatti di questo genere spesso ci sono persone che sembra non abbiano mai incrociato i protagonisti. Lo conosco da tempo e lo conosco come un ricercatore di valore, autore di libri importanti, e anche come un docente che fino a questo episodio era risultato sul suo lavoro un docente apprezzato anche per il suo equilibrio. Fatta questa premessa, la condanna delle sue parole non può che essere addirittura più forte, insomma, non trova alcuna giustificazione. Ha sorpreso molti di noi dicendo che cosa è successo, come gli è venuto in mente di dire questa roba. Che cosa gli è scattato in testa? Questo eventualmente lo potrà spiegare lui. Certo, da fiorentino ha un carattere un po' esuberante, però una persona, punto uno, non deve mai dimenticare il suo ruolo pubblico, soprattutto un docente, anche al di fuori dell'ambito del suo lavoro.
Comunque in secondo luogo è proprio una pessima cosa, oltre che un errore gravissimo, quello di scadere nell'uso, mentre si usa uno dei vari mezzi di comunicazione, in quella prassi terribile di insulti di cui è piena spesso la rete e di cui sono vittime in tanti, le donne in particolare, di varia estrazione politica, di vario orientamento. Oggi, insomma, l'altro giorno, a causa di Gozzini è toccata Giorgia Meloni, la quale dice comunque gli insulti nei suoi confronti sono frequenti. In altre occasioni, tante occasioni, era caduto alla Boldrini, alla Segre, a tante altre donne, certo, impegnate in politica oppure sul piano culturale, nel sociale e così via. Io dicevo ieri che sarebbe una grande speranza se questa bufera che si è scatenata, giustamente, segnasse un po' il passo verso un nuovo stile, no, del dibattito politico. Cioè, se in questo paese ci si rendesse conto che spesso il livello del dibattito è diventato veramente misero, sui social, in TV, quante cose abbiamo visto, a volte persino in Parlamento, e si riuscisse a fare un passo avanti e non indietro, ma a progredire e tornare ad avere tutti quanti un linguaggio, un livello del dibattito un pochino più civile, forse sarebbe un buon insegnamento. Certo, sarebbe un buon insegnamento, speriamo che questa lezione venga. Sicuramente per la persona coinvolta verrà. Da l'altro giorno in poi sarà di sicuro molto più attento nel controllare le proprie espressioni, nel controllare le proprie parole. All'educazione va comunque associato un minimo di controllo, un minimo, cioè, leviamo pure il minimo, va associato comunque un controllo e anche forme di sanzioni, come in questo caso, certo. In questo caso non si può dire proprio tutto, ecco, questo messaggio deve essere chiaro, non si può dire tutto quello che ci passa per la testa. Certamente, anzi, non si può utilizzare come prassi comunicativa proprio l'insulto e spesso quel tipo di dileggio che che vicino anch'esso all'insulto, fatto anche solo di insinuazioni, ma di insinuazioni pesanti che non arrivano a parole brutali come quelle di Gozzini, ma insomma gli si avvicinano. Dicevo che questa cosa ha bisogno di trovare, necessita insomma che si trovino delle forme di controllo e di sanzione anche sulla rete e anche verso quell'insieme vastissimo di utenti della rete che sotto l'anonimato praticano tipo di comunicazione. Ma forse per me l'anonimato lo abolirei, figuriamoci. Che tutte le volte devono commentare qualcosa in rete, la cosa migliore che dicono è maledetto, vai a quel paese, eccetera, eccetera, eccetera. Concordo. Cambiamo argomento, parliamo di cose che ci toccano più da vicino, paradossalmente, nel nostro quotidiano, perché c'è il dibattito sulla scuola a Siena, perché come molti dei nostri ascoltatori sapranno, perché magari sono coinvolti in prima linea come genitori o comunque come persone che accudiscono dei minori, le scuole potrebbero chiudere. C'è questa mattina alle 9:30 in comune una nuova riunione, il comune stava aspettando dei dati, ieri ha detto che stavano aspettando ancora dei dati per decidere cosa fare, ma mi sembra che insomma l'orientamento sia andare verso la chiusura delle scuole anche a Siena. Siena città. I dati direi che sono assolutamente fondamentali.
A Siena, come in Toscana, come in tutta Italia, non credo che nessuno si diverta a chiudere ristoranti, a chiudere attività economiche, tantomeno a chiudere le scuole. Se ci sono numeri che indicano che purtroppo anche il nostro comune, dopo i casi, quello più lontano di chiusi, quello invece più vicino, molto più vicino di Monteroni, ha numeri appunto che per prudenza impongono una chiusura, magari parziale, progressiva, si sta parlando di questo, forse a partire dalle superiori e dalle medie, in cui è più facile gestire poi chi rimane a casa. La didattica, sì, la didattica a distanza, più difficile sono le elementari e le materne. Ecco, se i dati indicano questa situazione, questa necessità, ma io credo che il sindaco, che anche l'autorità sanitaria, non possa fare altro che prendere atto e scegliere, prendere le decisioni conseguenti. Purtroppo la speranza di tanti di noi, anche mia personale, era che questo 2021 fosse da subito migliore del 2020, è una speranza che se ne sta dando via, che per ora non ci ha confermato, che sta svanendo. Il processo di vaccinazione si annuncia, ma lo si poteva prevedere, però forse anche un più lungo di quanto si potesse prevedere, e l'effetto delle varianti che inizialmente si pensava potesse essere minimo, invece si sta rivelando pesante, soprattutto per il fatto che gli effetti si vedono sul contagio, si vede sui giovani. Una considerazione: sembra che il virus non si prenda da nessuna parte. Tutti sono luoghi sicuri, no? Tutti sono luoghi sicuri. La scuola è stata indicata come un luogo sicuro, e in parte indubbiamente lo è stato messo in sicurezza, ma tra l'arrivare, stare all'interno, l'uscire il discorso forse l'interno vale è davvero in sicurezza, altre... cioè quando i ragazzi stanno al banco forse è davvero un luogo sicuro, è più complicato tutto quello che gira intorno alla scuola, no? Certo. I primissi trasporti, come abbiamo detto tante volte. Comunque poi non per 5-6 ore i ragazzi possono stare fermi sul loro banco, quindi un contatto inevitabilmente c'è, e poi appunto si deve arrivare, poi si deve uscire. Insomma, il nodo di fondo a cui voleva, il discorso di fondo a cui voleva arrivare, è che non esiste un luogo sicuro, che ogni occasione in più di socializzazione è un'occasione in più di rischio di diffusione del contagio. Questo vale per le scuole come vale per tante altre attività. Detto questo, è evidente che la linea non può continuare a essere quella di cercare di convivere, ma cercare di convivere vuol dire proprio che una volta si allentano i limiti ai contatti, una volta bisogna restringerli, una volta in un settore, una volta in un altro, e così via, sperando di non dover arrivare a una chiusura più generale. E intanto si aiutano, ma è difficile farlo su campioni molto grandi come sarebbe la nostra città, perché ad esempio le campagne di screening di massa, laddove vengono fatte, stanno funzionando bene, no? In questi giorni è in corso a Monteroni, chiamata proprio dal sindaco Berni dopo la chiusura delle scuole e la diffusione delle varianti, poi andrà a Sovicille questa campagna della regione Territori Sicuri, per cui si fa lo screening a tutta la popolazione e si riesce a individuare e a mettere in isolamento anche gli asintomatici. Ovviamente farle su 50.000 persone diventa un po' problematico. Più difficile su 5.000, indubbiamente. Tuttavia, anche su questo forse una riflessione potrebbe essere fatta.
perché screening di massa non necessariamente possono significare il 100% della popolazione. Certo. Si può cominciare anche con settori, eventualmente dai settori che in un certo momento sono maggiormente colpiti. Ma la decisione, anche questa decisione, che è un percorso possibile, perché poi appunto è più facile in un comune da 5.000 che da 50.000, è più facile in un comune da 50.000 che in uno che da 3 milioni, città da 2 milioni, certo, da 2 o 3 milioni di abitanti. Quindi eventualmente anche questo può essere un percorso da avviare, se le autorità sanitarie valuteranno e riterranno opportuno e riterranno la cosa. Certo. Vedremo che cosa accade, e intanto vedremo che cosa accade questa mattina alle 9:30. Andiamo in comune e poi chiaramente attraverso anche i canali di Radio Siena TV vi terremo aggiornati sulle decisioni che saranno prese sulle scuole. Grazie Sandro Orlandini di essere stato con noi come ogni Prego. Settimana, ti do appuntamento la settimana prossima. Arrivederci a tutti. Grazie, buona giornata a Sandro Orlandini. Noi ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Martedì 23 di febbraio è il momento per noi di andare a collegarci con gli studi di Radio Toscana, dove c'è nostro ospite fisso Giovanni Ciappelli. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che si prova quando in radio un ospite dice quello che ha detto il professor Gozzini e te sei in diretta e non sai cosa fare? Dissociarsi prima di tutto, come hanno fatto peraltro a onor di cronaca la radio, le giornaliste di Controradio, insomma, hanno preso una posizione subito netta su questa cosa. Non mi ci sono mai trovato, per fortuna direi, spero di non trovarmici, perché mi pare che la questione sia diventata grande, abbastanza grande, insomma, anche dato il personaggio bersaglio delle parole del professor Gozzini. Sinceramente non mi ci sono mai trovato, non mi ci vorrei trovare, però ecco, come dire, non si può pensare che un mezzo di comunicazione, ci aggiungo anche un social network, mettetevela lì da parte, sia lo sfogatoio di tutto ciò che si può realmente pensare. È quello che stavamo dicendo adesso con Sandro Orlandini, proprio prima di collegarmi con te, anche lui diceva che bisogna dare delle regole dovunque, no? Cioè ci devono essere dei limiti. Sembrerà strano, ma non si può dire proprio tutto quello che ci che pare. Si pensa. Perché ci sono delle regole, che non vuol dire ammazzare la libertà di pensiero, tutt'altro. La questione del come si esprimono determinate opinioni, sul fatto che la Meloni possa stare non simpatica oppure essere il miglior leader politico di questo paese, non sta a me giudicare. Ognuno ha la sua versione. Quello assolutamente è legittimo e sacrosanto. Poi dipende però come si esprimono le cose. Mi fa anche un po' specie che un professore universitario, insomma, scivoli, se dobbiamo definirlo lo scivolone, per me è qualcosa di un po' più grave in una topica del genere. Ecco. Tra l'altro ho usato lo zucchero a velo per definire la questione. Tra l'altro tu mi dicevi a microfoni spenti, ma in realtà è già circolata questa cosa nei giorni scorsi, che lui non era nuovo, no? Cioè, anche se da molti considerato un fine intellettuale, un professore di livello, anche ai tempi, insomma, nei tanti anni universitari, è stato assessore a Firenze, è stato presidente del gabinetto Vissier, se non ricordo male. Quindi, insomma, non proprio l'ultimo raccattato. Però, nonostante questo, c'era un precedente. Correva l'anno 2008, Diego Della Valle presentò il primo mirabolante, futuribile, futuristico progetto di cittadella viola, stadio, eccetera, eccetera, una roba sinceramente irrealizzabile. E l'allora assessore alla cultura Giovanni Gozzini, assessore alla cultura del Comune di Firenze, peraltro, se non erro, intervistato dalla stessa emittente, poveretti, dalla stessa emittente radiofonica, disse, cito testualmente,
manifestando il suo dissenso e il suo disaccordo con questo progetto presentato dai Della Valle, che i Della Valle potevano arrotolarsi il progetto della Città della Viola e infilarsi nelle trombe del cosiddetto. Ah, cito testualmente. Okay. Ciò che disse 12 anni, 13 anni fa. E che lo fece dimettere da assessore alla cultura. Sì, anche perché, come dire, la questione non era proprio... Fatemi controllare. Ah, è febbraio 2021, stiamo ancora parlando di Stadio Nuovo. Ah sì, esatto. Infatti volevo dire, nei modi aveva tutto l'errore del mondo, ma sul merito della questione non aveva sbagliato tanto. Quel progetto ha fatto quella fine lì sostanzialmente, e anche tutti quelli che sono venuti dopo, no? Perché mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Giovanni Ciappelli non mi segue mai sulle polemiche dello stadio fiorentino, anche perché i colleghi di Firenze ce l'hanno un po' come l'avvoltoio sulla spalliera, la storia dello stadio. Stadio e aeroporto sono quei due temi che si rincorrono. Sotto attraversamento della TAV, le tranvie, ma tranquilla, ce n'abbiamo. Sono quei tormentoni estivi che rimangono. Estivi? Natalizi, sono dei cinepanettoni a volte. Senti un po', parliamo di cose serie piuttosto. Come va questa campagna vaccinale? Ieri doveva partire l'over 80, fra l'altro appunto alle farmacie, anche da noi sono arrivati i kit per i medici di base, che si vanno a prendere i kit in farmacia e poi li somministrano. Ce la facciamo a muoverci? Perché Gianni, che dice più vaccini, dateci più vaccini, siamo i più bravi di tutti, ma è vero o no? Allora, ti riporto una infografica che ha postato Gianni sui suoi social, dove è sempre attivissimo. Esatto, è proprio l'uomo Facebook. E non solo. Anche Twitch. L'ho visto, Telegram adesso anche. Telegram, certo. Assolutamente. Poco fa ha postato un'infografica secondo cui la Toscana avrebbe utilizzato il 96% delle dosi di AstraZeneca che le sono state consegnate. Se si pensa che uno dei temi principali, anche quest'oggi sui giornali nazionali, sono i dati diffusi dal Ministero della Salute, ci sono oltre 1 milione di dosi di vaccino che sono state consegnate alle regioni e non ancora somministrate, e si capisce la rilevanza della questione. Sulla questione delle forniture, per esempio, oggi alcuni quotidiani riportano che ci sono stati dei medici che hanno detto c'è stato dato il vaccino, però non c'è stato dato il kit per effettuare fisicamente la somministrazione. Come lo usiamo sto vaccino? Diventa poi difficile somministrarlo effettivamente. Il rischio è che, al di là delle questioni esterne alla Toscana, ovvero sia Moderna e AstraZeneca che non arrivano, Pfizer dovrebbe arrivare in maniera comunque anche maggiore rispetto alle aspettative, queste sono le indiscrezioni di queste ultime ore. Oltre alle questioni esterne, appunto le forniture che magari possono mancare, c'è questa organizzazione che forse è partita un po' zoppa. Ricordiamo, la vaccinazione per gli over 80 era stata annunciata urbi e torbi da Gianni e Bezzini in partenza il 15 di febbraio, lunedì scorso. Poi in realtà è stata solo un po' una scena, no? Perché erano pochissime dosi. Si è iniziato con 14 medici di famiglia in tutta la Toscana, uno per distretto sanitario. Il nostro sanitario, Siena, mi pare avesse 6 dosi quel giorno. Sì, perché arriva questa dose che può essere ripartita in 6. Sì, una fiala fa 6 dosi, sì, come abbiamo detto. Cioè, fu un'apertura simbolica. Io non vorrei che anche in questa settimana si debba andare a rilento anche per questioni logistico-organizzative. Quello sarebbe grave. Ricordiamo il dato che presentava Gianni su AstraZeneca, non è riferito agli over 80, perché AstraZeneca è un vaccino che non è per gli anziani, ma è per quelle due categorie individuate come prioritarie: personale scolastico, docente e non docente, le forze dell'ordine, dove ci sono le somministrazioni negli hub, nei centri pubblici di somministrazione. E su questo non ho grossi dubbi al riguardo, cioè che ci sia stata una consistente mobilitazione in Toscana su questo tipo di somministrazione, su questo lato della fase 2.
direi che è anche abbastanza accertato, perché arrivano le prenotazioni, perché tante persone si sono vaccinate di questi due ambiti, e questo può far aprire anche a un ulteriore passaggio su altre categorie. Però ricordano, per esempio, lo hanno fatto gli ultimi, le federazioni dei pensionati di CGIL e CISL e UIL, che qualche giorno fa hanno chiesto un incontro a Bezzini per capire esattamente come sta andando la situazione sulla vaccinazione. Ci siamo detti, sono gli anziani che hanno subito maggiormente le conseguenze dell'emergenza Covid, non dobbiamo ricordarcelo, certo, ulteriormente, ma ci aggiungo che ci sono ancora focolai nelle RSA della Toscana, e CGIL e CISL e UIL chiedevano, ma allora questa fase sugli over 80 va avanti, vero? Perché abbiamo definito che è prioritaria questa fascia d'età. Poi naturalmente si penserà anche alla fascia, per esempio, 65-79. Però davvero diamo concretezza, diamo spinta. Ieri Gianni ha detto, abbiamo impostato una macchina che è una Ferrari, ma se ci arrivano poche dosi abbiamo il motore di una 500. Sì, però magari poi quando arrivano io li voglio vedere andare come le Ferrari, non è che... E soprattutto controlliamo bene che il carburatore, la frizione e tutto quanto di questa Ferrari siano sistemati a puntino. Sì, fra l'altro, se deve essere la Ferrari di Formula 1 delle ultime stagioni, ecco, questo paragone non facciamolo. No, fra l'altro da noi a Siena ora si apre un'altra questione, perché come avrai letto sui giornali, appunto, c'è questa ipotesi di richiudere le scuole, e chiaramente quando chiudi le scuole vai a gravare sulle categorie più anziane, perché i nonni diventano fondamentali per gestire i ragazzi anche più piccoli, e i nonni che nel frattempo non sono vaccinati, perché per l'appunto la campagna vaccinale non va avanti, li rimetti nuovamente a rischio, quindi la coperta è corta, no? Come la tiri, da qualche parte si scopre. È il circolo vizioso che purtroppo abbiamo visto, per esempio, se dobbiamo reimpostare il discorso sulla didattica a distanza, come abbiamo detto anche altre volte. Non consenti assembramenti di ragazzi, o comunque sia di avere le classi piene, però appunto tieni i ragazzi in casa e i ragazzi devono stare con qualcuno, magari i bambini più che i ragazzi, e a chi ti affidi se il mondo del lavoro in un modo o nell'altro cerca di andare avanti per quanto possibile. Ultima notizia che voglio dare, perché mi si lega a una cosa che dicevo ieri, è una notizia orrenda purtroppo che arriva da Arezzo, l'ennesima, che non su Arezzo l'ennesima, ma l'ennesima di questo tema, perché pure lì è stata scoperta una chat, una cosiddetta chat degli orrori, no? WhatsApp, che era nata per organizzare una festa di Capodanno e che poi invece era diventata uno dispensatore di schifezze e di reati, anche di tutto. Anche qui uno dei padri, che se non ho capito male si è accorto di quello che stava succedendo, è andato alla polizia. Sì, è il confine tra farsi i fatti dei ragazzi, mettere il naso nelle questioni dei ragazzi e mantenere un controllo su quello che degli adolescenti fanno, soprattutto se vengono lasciati con la libertà, ai noi a volte incondizionata, che i social o che i dispositivi tecnologici a disposizione consentono di avere. Anche qui ci deve essere la via di mezzo, ovvero sia non si può essere totalmente restrittivi e essere, per come la vedo io, totalmente proibizionisti, perché non ha senso e sarebbe anche antistorico. Non si può negare il fatto che esistano queste cose. Bisogna farlo con un controllo, ma non solo con gli strumenti che consentono di limitare il tempo di visualizzazione. Io lo dico per esempio da babbo, e a volte mi capitano delle pubblicità di Google che fanno vedere dei bambini a un tablet, il claim è, sei convinto che stiano troppo tempo sul tablet, imposta l'orario di scadenza, di spegnimento, per cui a una certa ora quel dispositivo non funziona più, o comunque determinate app non funzionano più. Io non credo si debba arrivare a questo, io credo si debba arrivare a una presa di coscienza in primis da parte dei genitori su che cosa facciano i ragazzi, e secondariamente ci deve essere un feedback da parte dei ragazzi che recepiscano questi stimoli, queste indicazioni, queste sollecitazioni. Ovvero sia, è tutto molto bello stare su Instagram, chattare con i propri amici su WhatsApp,
che avrebbe anche un limite di età per l'utilizzo. Questo anche Instagram e anche Facebook, comunque, lo se metto proprio a volessimo essere precisi. Vogliamo segnalare la questione TikTok, esatto, di qualche settimana fa, quando si sono accorti che dobbiamo controllare effettivamente l'età di chi è iscritto, perché ci sono dei bambini di 10 anni iscritti e da contratto di servizio non sarebbe possibile. Margine, lasciamolo stare. Ci deve essere una buona collaborazione, appunto, perché i genitori non è che debbano sapere per forza, per controllare i ragazzi, che cosa succede. Devono essere consci del fatto che c'è un utilizzo, e che sia il più consapevole possibile da parte dei ragazzi, di tutti questi strumenti social e quant'altro. Non deve essere un'imposizione, non deve essere il bomba libera tutti. Ed è esattamente quello che ci diceva ieri la dottoressa Belardini, della dirigente della polizia postale della Toscana, con cui facevamo proprio questo ragionamento. E il fatto che poi ieri sia uscita questa notizia, fra virgolette, insomma, dimostra che siamo sempre sull'attualità, ecco, purtroppo. Grazie a Giovanni Ciappelli di essere stato con noi. Io ti auguro una buona giornata e ci risentiamo presto. E a presto. Buona giornata anche a voi. Ciao. Ecco qua, chiudiamo il collegamento con Radio Toscana. Grazie a Giovanni Ciappelli. Noi piccola pausa e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Martedì 23 di febbraio, tutto funziona, la regia mi guarda dal di là dal vetro, ma penso di sì. Eccoci qua. Allora, parlavamo proprio con Giovanni Ciappelli di rapporto, no, fra gli adulti e i ragazzi, capire cosa fanno con i tablet, con le tecnologie, con il computer, e quindi questo mi aiuta un po' a lanciare il prossimo ospite, perché parliamo anche di tecnologia e di un uso intelligente della tecnologia. Per farlo ci andiamo a collegare con il professor Massimiliano Tabusi dell'Università per Stranieri. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere con noi. Allora, il professore è un geografo, insegna geografia appunto all'Università per Stranieri, ma è anche un tecnologico, lo voglio chiamare così. Uso della tecnologia a fini didattici, ma in un modo diverso. Perché? Perché il professore, insieme a un gruppo di geografi, sta realizzando un progetto denominato GeoUALC, che si propone l'obiettivo di attivare la geografia e le geotecnologie nelle prospettive di realizzare innovazione umanistica. Ovvero, lei dice, la tecnologia di solito è appannaggio delle materie scientifiche, no? Cioè, quando si parla di tecnologia e di innovazione si parla quasi sempre di materie scientifiche, quasi mai di quelle umanistiche. Voi invece state cercando di fare questo. Come? È proprio giusto quello che lei dice, esattamente così. Il discorso è quello di provare a fare innovazione umanistica. Che significa? Significa che noi siamo abituati a concettualizzare l'innovazione attraverso tecnologie scintillanti, robottini che si muovono da soli, ma in realtà noi abbiamo molto bisogno di innovare anche nelle modalità con le quali noi percepiamo la realtà, conosciamo la storia, le tradizioni, conosciamo la qualità, conosciamo la cultura. Perché attraverso una innovazione di questo tipo, almeno in Italia, c'è moltissimo da guadagnare, perché l'Italia è interamente un patrimonio storico, artistico, meraviglioso, è una sedimentazione di elementi culturali che ci hanno lasciato coloro che sono e coloro le quali sono anche arrivate prima di noi. Quindi innovare nella modalità in cui si riesce a conoscere questo patrimonio culturale fondamentale è una innovazione molto preziosa, e che però normalmente non si pratica così facilmente. Parlava appunto di tecnologia. Ecco, la tecnologia esiste e talvolta la usiamo per fare cose minime. Noi come GeoUALC stiamo provando a utilizzare la tecnologia e le geotecnologie, da quelle che servono a fare cartografia a quelle che servono a fare immagini. Pensiamo al drone, pensiamo alla possibilità di fare immagini a 360 gradi e molte altre tecnologie, provando a mettere tutto questo al servizio dell'innovazione umanistica, cioè di come le persone possono trarre
qualità della vita, giovamento, anche gioia dalla conoscenza. Tra l'altro, sembra stupido, non ci pensiamo mai, ma in realtà la sua disciplina, cioè la geografia, è una di quelle che dall'innovazione tecnologica ha tratto tantissimo. Voglio dire, non è passato tanto tempo da quando andavamo banalmente a visitare una città o a camminare da qualche parte con una cartina cartacea e poco più, e se ci perdevamo quella traccia cartacea, addio, non ci ritrovavano, insomma. Oggi GPS, tracce satellitari, foto satellitari, cioè voi state usufruendo tantissimo della tecnologia. Sicuramente sì, però in parte voglio far riflettere anche su quanto questa tecnologia è diventata un po' un appoggio sulla quale esageriamo nel contare. Cioè, prima, quando avevamo una carta geografica, la studiavamo, cominciavamo a conoscere il luogo d'arrivo prima di arrivarci, imparavamo la disposizione dei luoghi, le connessioni tra questi luoghi, il rapporto tra loro. Adesso invece partiamo con il GPS, apriamo il telefono e se poi non prende, allora come facciamo a regolarci, a conoscere gli spazi? A volte ci affidiamo troppo, quindi anche la capacità di conoscere, di interiorizzare questa conoscenza senza affidarla soltanto a dispositivi tecnologici, che sono straordinariamente d'aiuto e anche molto importanti, è fondamentale. La geografia non è mai stata solo la visualizzazione. Faccio un esempio del quale parlo con le studentesse e gli studenti. La carta geografica non sembra, ma è un media che contiene un'infinità di informazioni. Guardando la stessa carta geografica, 1000 persone diverse vedranno 1000 informazioni diverse, perché sulla stessa carta vedranno luoghi che per loro contano, il rapporto tra luoghi che per loro contano. Se uno apre il suo cellulare, il GPS metterà solo e soltanto lei o lui al centro della carta e tutto il resto conta poco. È proprio un cambiamento di orizzonte di prospettiva. Naturalmente bisogna saperlo usare, e qui torniamo al discorso della capacità di utilizzare la tecnologia, di trarne giovamento. A volte noi la sottoutilizziamo o non la usiamo con fantasia. Noi con GeoUAL, che abbiamo provato anche grazie all'Accademia dei Fisiocritici, che è un luogo straordinario e fondamentale che abbiamo imparato a conoscere di Siena, abbiamo provato a dedicarci con un po' di fantasia all'applicazione della tecnologia proprio ai luoghi di cultura. E infatti ne è nato questo progetto, che poi ci ha dato la scusa, insomma, per questa nostra chiacchierata, che si chiama Geonauti, e è un fumetto all'interno del quale si sperimentano diversi percorsi interattivi, ma soprattutto è un fumetto che voi avete creato fumettizzando, se posso usare questo termine, proprio le immagini e in alta risoluzione scattate dentro l'Accademia dei Fisiocritici. Cioè, siete partiti dal museo e lo avete reso virtuale e poi trasportato in un fumetto, di cui fra l'altro possiamo forse anche vedere qualche tavola mentre parliamo con lei. Come funziona, e soprattutto perché serve un progetto? Qual è il vostro obiettivo su una cosa di questo tipo? Allora, il nostro obiettivo un po' ambizioso è quello di lavorare sull'idea di luogo. L'idea di luogo è la percezione che noi abbiamo di un luogo, che noi possiamo conoscerlo direttamente o no, poco conta da un certo punto di vista, ovviamente è sempre meglio conoscerlo in prima persona, cioè visitarlo, esserci immersi, però l'idea di luogo è influenzata dalle modalità attraverso le quali noi ne prendiamo percezione. Allora, il fumetto per noi è stata una modalità che abbiamo attivato per la settimana della ricerca lì a Siena. È stata una modalità attraverso la quale abbiamo dovuto riflettere su che cosa. Intanto, come potevamo descrivere l'Accademia? Perché quando fai un fumetto devi scegliere. Rispetto a un video dove ci sono tantissime sequenze, il fumetto è una scelta di poche immagini, certo, e anche di poche parole che tu devi inserire nel fumetto. Intanto allora, lo stiamo guardando mentre lei parla, molto affascinante. Sì. Perfetto, grazie. Ovviamente noi non siamo esperti né di grafica né di montaggio, ma lo abbiamo fatto tutto quanto noi, insieme a Daniele Mezzapelle e Andrea Simone, che sono i due colleghi geografi con i quali lavoriamo a GeoUALC, e quindi abbiamo dovuto fare una riflessione sul tipo di narrazione da mettere in campo. Allora, da una parte c'è la realtà concreta, cioè quello che dei fisiocritici sappiamo, vediamo la meraviglia che si ha entrando in questo luogo così magico, diciamo così,
e tutto quello che c'è dentro, cioè tutta la sedimentazione storica e culturale magnifica, incredibile, cioè dal 600 che si raccolgono conoscenze sulle più svariate cose. E quindi da una parte c'è questa realtà, da un'altra parte abbiamo provato a creare un immaginario un po' fantasioso, un po' magico, cioè abbiamo trattato l'Accademia dei Fisiocritici come un portale geonautico. Esistono, si dice, delle macchine del tempo, noi abbiamo immaginato una macchina dello spazio, vale a dire che attraverso il portale dell'Accademia dei Fisiocritici i personaggi, che poi siamo sempre noi, sempre che ci siamo voi, vi si riconosce benissimo, fra esatto. L'altro l'abbiamo vista la tavola. Io non vedo purtroppo le immagini e quindi non riesco a prenderne spunto adesso parlando, però dicevo, quindi abbiamo immaginato questi due poli, da una parte la realtà concreta, fantastica, e di una sedimentazione culturale, e non solo sedimentazione, l'Accademia dei Fisiocritici lavora in continuazione su tutto questo giacimento culturale, lo fa anche adesso, lo ha fatto anche nel periodo in cui non ha potuto aprire al pubblico, anzi si è lavorato ancora di più per catalogare, per sistematizzare la conoscenza. E dicevo, questa prospettiva un po' magica, no? Che abbiamo provato a mettere nel fumetto, che prova a collegare cosa? A collegare emozioni, a collegare arte, a collegare luoghi. Nel fumetto, chi lo vedrà su geoualk.it, è possibile vederlo, chi vorrà andarlo a vedere potrà andare anche a caccia di QR code. Che cosa sono i QR code? Lo sapete tutti, sì. Anche a Siena ci sono state magnifiche mostre anche non molto tempo fa che facevano uso dei QR code. Bene, inseguendo i QR code è possibile partire dal fumetto come se fosse una mappa esso stesso, una carta geografica esso stesso, per fare altri viaggi. Quindi vi invito, diciamo così, vi sfido a trovare questi percorsi, ad approfondire per esempio le storie di canzoni che ci sono dentro e a capire quali sono, oppure andare a vedere approfondimenti su artisti o su opere d'arte che sono veramente notevoli, o dei giochi. Ci sono dei giochi per i bambini, giovani, giovanissimi, ma anche un po' più grandi. Io stesso, insomma, mi sono molto divertito a farne uno che i miei colleghi hanno realizzato, ed è stato difficile perché bisognava ritrovare all'interno dell'Accademia uno specifico reperto. Insomma, c'è un altro mondo da cui partire, quindi una serie di scatole. Con una definizione grafica e tecnica incredibile, perché la stavamo vedendo anche adesso, insomma. Abbiamo lavorato su questo, per chi conosce queste cose, cercando di immaginare una visualizzazione su 4K, cioè la migliore realizzazione tecnica possibile allo stato attuale. E poi il fumetto può essere stampato, diciamo così, possono essere delle immagini ferme, e invece abbiamo giocato con la dimensione del video, perché quando tu hai qualcosa che entra in movimento, anche delle vignette che si animano a un certo da ferme si cominciano a muovere, e beh, lì tu cominci ad avere percezione di alcune cose che altrimenti non avresti notato. E poi ci sono le voci. Le voci, insomma, danno un contatto con i personaggi, e devo dire che c'è la voce di Chiara Bratto, che forse voi conoscete, certo. Insomma, è un pilastro dell'Accademia dei Fisiocritici, che si regge moltissimo questo fumetto sulla sua splendida voce. Noi, insomma, quando parliamo un po' roviniamo il fumetto, ma la sua è proprio una linea guida che ci conduce, perché la sua voce interpreta il genius loci dell'Accademia dei Fisiocritici, quindi un po' lo spirito dell'Accademia. Io voglio ringraziare moltissimo Mauro Cresti, che era il presidente quando abbiamo messo appunto questo progetto, Giuseppe Manganelli, che è il presidente adesso dell'Accademia dei Fisiocritici, per il supporto che ci hanno dato, insomma, per l'apertura, perché non era banale che ci venisse concesso di fumettizzare un posto così storico e magnifico, così come anche Andrea Benocci, che è il conservatore, che lì fa una parte fondamentale che non svelo, in modo tale che chi vedrà il fumetto lo potrà approfondire direttamente. Insomma, questo fumetto è un modo per far comprendere alle persone, sia quelle che conoscono l'Accademia stando a Siena, sia quelle che magari non conoscono l'Accademia, qual è la dimensione e quanto è ricca la potenzialità di un luogo di cultura come quello. Questa è un pochino la finalità che ci siamo proposti. E anche quanto è ricca la dimensione e le possibilità di vedere il patrimonio culturale, anche quello che ci sembra più vecchio, più lontano da noi, più
storicizzato e immobile come un museo, come i Fisiocritici, che apparentemente è immobile, perso nel tempo, in realtà lo si possa poi rivalutare, rivedere, ricostruire e valorizzare grazie alla tecnologia e a una nuova multidisciplinarietà, no? Sia tecnologica che di comunicazione. Questo che tu dici è proprio al cuore, ti do del tu, scusa, certo, mi sono passato da lei al problema. Tu nella chiacchierata, ma insomma non è così piacevole che sono passato al tu. E dicevo, questo che tu dici è assolutamente centrale nel lavoro che noi stiamo facendo, perché può sembrare statico, può sembrare qualcosa di, ma in realtà è straordinariamente vivo. Tutti quanti noi lo percepiamo, soprattutto in questa fase lockdown, Covid, le nostre esperienze, la nostra storia sono fatte da oggetti e da luoghi. Se non possiamo spostarci e se non possiamo conoscere, la nostra esperienza viene decurtata, è come se vivessimo di meno in sostanza. Certo. Ebbene, siamo nel 330° anno del Fisiocritico e lì si sono concentrate intelligenze, qualità, sedimentazione per l'appunto di ricerca e di affinamento, che sono dei tesori incredibili. Sono dei tesori incredibili anche dal punto di vista concettuale. E non tutti, anche nella contemporaneità, conosciamo quello che sapevano alcuni dei fisiocritici straordinari già dal 600-700. Allora, questa sedimentazione, questa qualità ci arricchisce. È una specie di tesoro che ci viene trasmesso e tramandato grazie a chi continuamente studia, perché l'Accademia appunto non si è fermata, cioè il lavoro che faceva nel 600, quindi quello di percepire e conoscere la natura in modo critico, lo fa ancora oggi. E attenzione che questa missione è una missione centrale. Oggi, in un periodo di fake news, si parla molto di fake news, no? E quindi l'Accademia dei Fisiocritici, direi, distinguere il vero dal falso, che è un motto centrale dell'Accademia, è ancora oggi più vero che mai. E quindi quello che vorrei dire è che la qualità è fatta da conoscenza. Un sasso è un sasso, quindi tutti i sassi potrebbero essere uguali, eppure se noi troviamo un pezzo di un meteorite, una cosa che viene dallo spazio, quello non è solo un sasso, ma bisogna sapere da dove viene, bisogna studiarlo. E bisogna saperlo riconoscere, però, perché esattamente, è esattamente un sasso. Quando Soldani scrisse Fisiocritico, l'Accademia dei Fisiocritici, con questo studio, disse: guardate che qualcosa che viene da fuori dal nostro mondo, sembrava una roba incredibile, folle, lo prendevano per matto, in realtà apriva una nuova strada. Quindi ancora con la conoscenza, anche con una conoscenza della vita che c'è sul pianeta, anche perché sta sparendo, rischiamo con il cambiamento climatico di far sparire una gran parte della vita che c'è sul pianeta, ebbene tutto questo patrimonio è fondamentale. E dicevo che non si arresta, perché abbiamo scoperto che l'Accademia è straordinariamente attiva anche sui social. Invito assolutamente chi ci segue a seguire su Facebook Fisiocritici, su Instagram Musnaf Siena, su YouTube, ma anche le sfide, i challenge che ci sono su Facebook e Instagram, e tutto il percorso di citizen science che l'Accademia sta facendo. Per esempio, ci sono due progetti attivi. Uno si chiama AIDA, mi sembra, animali intrusi dentro gli ambienti domestici, se non vado errato, che fanno dei cittadini un elemento che può contribuire al progresso della scienza. Assolutamente, li conosciamo bene, insomma, per cui chi volesse seguire il vostro fumetto, geoualk.it, c'è tutto il progetto e se lo può anche vedere poi su YouTube. Io, professore, la devo salutare perché ho finito il tempo e mi grazie piacerebbe mille stare qui a parlare di questi temi, ma magari lo facciamo un'altra volta. Intanto lancio l'appello ai miei ascoltatori perché possano andarsi a vedere il fumetto su YouTube, che è veramente divertente e interessante. È stato un gran piacere. Se qualcuno vorrà darci un feedback sul fumetto e fa parte del processo di ricerca che noi stiamo mettendo in atto, quindi saremo felicissimi. Vi ringrazio moltissimo per e poi torniamo a vederci Fisiocritici di persona non appena sarà possibile. Assolutamente sì, che è un posto magico e speciale. Assolutamente. Grazie professore, grazie a lei e al suo team, grazie, e buona giornata. Grazie infinito. E buon lavoro. Grazie al professor Massimiliano Tabusi, geografo dell'Università per Stranieri, e al suo team di questo progetto Geonauti. Ci fermiamo, siamo in ritardissimo, pubblicità e poi chiudiamo. Buongiorno.
Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo martedì 23 di febbraio. Siamo in corsa perché appunto i temi, come sempre in questa nostra trasmissione, sono tanti la mattina, soprattutto in giornate come queste. Allora, io sono quasi in chiusura, ma non prima di darvi un'ultima notizia che riguarda un po' un pezzo di storia della nostra città. Eccola qua, la sto ritrovando, perché torniamo a parlare della menzana, la menzana che fu, e in particolare dello storico tabellone del Palaestra, quello che insomma ci ha accompagnato per tanti anni segnando i punteggi della storia della menzana, e che è stato messo all'asta in seguito alla decisione del curatore fallimentare. Il suo futuro però è ancora tutto da decidere. Se nessuno dovesse farsi avanti, non è da escludere che rimanga al Palazzetto Senese. Vorrei sapere chi all'asta se lo compra per metterselo in salotto. Avrebbe bisogno di un enorme salotto. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Sera TV. Lo storico tabellone del Palaestra è in cerca di una nuova vita. In seguito al fallimento della menzana 1871, il segnapunti, i ripetitori a bordo campo, i cronometri, i lettini per i massaggi e la cyclette andranno all'asta. La cifra di partenza è di 32.050 euro. Questa notizia ha giustamente creato sconforto nei tifosi biancoverdi, che per tanti anni hanno visto quel tabellone imprimere per sempre nella storia i successi della menzana. Ma cosa succederà a quel simbolo dei trionfi sportivi senesi? Come detto, la base d'asta è di 32.050 euro, un prezzo che, se si esclude il valore affettivo, è piuttosto fuori mercato per un tabellone segnapunti con alle spalle già diversi anni di utilizzo. Inoltre, non è un oggetto per tutti i palazzetti. Alcune parti sono state fatte su misura per il Palaestra. Questo complica ancora di più l'eventuale acquisto da parte di un soggetto esterno alla questione. È quindi ipotizzabile che le convenzionali tre aste per un bene mobile vadano deserte, considerando i vari fattori. Nel caso ciò si verificasse, verrebbe annunciata una quarta asta con offerta libera, e proprio la polisportiva potrebbe in questo modo tornare in possesso del tabellone segnapunti senza spendere cifre proibitive. Per il momento la polisportiva non interviene sull'argomento e resta in attesa di ulteriori sviluppi. Ovviamente il rischio che un altro compratore si faccia avanti ad una delle aste è concreto, ma non è da escludere che il futuro del tabellone segnapunti sia lì dove è sempre stato, al Palaestra. Eh beh, e questo sarebbe un po' la chiusura del cerchio. Invece la chiusura della puntata è arrivata davvero. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, e fra poco, come detto in apertura, saremo in comune per capire quali sono le decisioni sulle scuole, sull'apertura o chiusura delle scuole. Ve ne daremo conto in prima possibile, insomma, sui nostri canali social e web, e poi anche attraverso chiaramente la nostra emittente. Quindi state con noi e noi ci vediamo domani. Grazie come sempre a Samu Piras in regia, che fa funzionare tutta questa macchina del mattino. Ci vediamo domani con un'altra puntata di Buongiorno Siena. Buona giornata.